Alfredo. Sì, Alfredo. L'amico. L'amichetto è Federico. È l'amichetto. Alfredo, l'amico di Federico. L'amico. E dite, signor Alfredo, anche voi in partenza? Partite insieme a mio fratello, per caso. Ah, dite per la valigia? Eh no, ma questa me la prestò Federico tanto tempo fa e io mi dimenticavo sempre di riportargliela. E invece oggi... Se ne è ricordato, esatto. Va bene? E che combinazione! E dite, signor Alfredo, quanti ne avete? Dove abitate? Che lavoro fate? Siete sposati? Avete dei figli? Ma che facciamo? Un altro interrogatorio, Marino! E lascialo stare, no? Chi c'è, Alfredo? Mi devi dire qualche cosa, dimmi. Sì, Federico, ti dovevo chiedere un favore. Ma sai, forse è meglio se torno, perché... Bella! Marie! Ho capito, me ne devo andare di là! No, te ne devi andare proprio, hai capito? Torna domani, forse. Se è un problema, torno io più tardi. No, non ti preoccupare, Alfredo, tanto per un motivo o per un altro, mia sorella sta sempre qua. Però mi dispiace, no, io purtroppo domani non posso venire perché tengo da fare. Quindi se ti devo pulire la casa, te la devo pulire adesso, decidi tu che faccio. E che fai? Se proprio vuoi restare, vattene a pulire di là, e muove dimmo. Con permesso! Prego, questa cosa. Sei arrivato appena in tempo, Alfredo, mi hai salvato. Federico, metto la valigia nello sgabuzzino. Sì, fai. Federico, sbaglio o tua sorella è molto attaccata a te? Attaccata? E tu dici attaccata? Ma quella è peggio di una spia sovietica. E che ne so, appena faccio una cosa, puntualmente, il giorno dopo me lo dice. Ui, avrà messo qualche microspia in giro per la casa, se no non me lo spiego. E vabbè, Federico, non esagerare. Anzi, dovresti essere contento di tenere una sorella, Federico. Ah, quanto mi sarebbe piaciuto a me di tenere una sorella. Una persona con la quale sfogarmi, alla quale raccontare i miei drammi, Federico, le mie insicurezze. Ah, Federico, quanto mi sarebbe piaciuto di tenere una sorella, Federico. Ma che dici, Alfredo? Vuoi a Maria come sorella? No, ma guarda che quella è contenta, tiene la vocazione di prendersi guai di tutti quanti. Vabbè, senti, che dici, te lo verso un poco di caffè, Sì, Federico. Mettimelo. Alfredo! Federico. Valentina, pronto! No, ti prego, non riattaccare, Valentina, ti prego, lasciami parlare. Valentina! Va. Valentina. Va. Ci prendiamo il caffè, poi mi faccio la barba, la doccia e poi finalmente si parte! Ti sopporto. Ma ormai è un mese che vieni qua tutti i giorni. Scusa. Ma lo sai che per colpa tua passo pure per il chiome? Sì. Ma che colpa ce n'ho io se Valentina ti ha lasciato? Questa è la realtà. Valentina ti ha lasciato. No. Sì. Sì.